Il prossimo moto che posso studiare un po' più complicato è il moto circolare. Lui ha detto uniforme, ma noi non diciamo uniforme per il momento. Diciamo il moto circolare. Allora, che cosa vogliamo studiare? Vogliamo studiare il moto di un punto materiale. Non c'è vostra. Comunque, il moto di un punto materiale che si muova su una traiettoria centrata nell'origine che abbia raggio R grande costante. Cioè il punto materiale si muove su questa traiettoria di raggio R costante. Allora, come in tutti i casi in cui si ha una simmetria circolare in fisica, non è una buona idea utilizzare le coordinate cartesiane. No? Voi lo sapete benissimo che, ad esempio, già l'equazione del cerchio, non è la funzione per descrivere. La funzione cerchio sul piano XY devo usare una funzione che non è ha un solo valore, no? Perché la funzione per lo stesso valore di X mi dà due valori di Y, no? Già capite questo. Cioè, io potrei dire, va bene, se il punto materiale si trova in questa posizione, potrei identificare la sua posizione con la coordinata X e con la coordinata Y. E poi, volendo studiare il suo moto, potrei dire come cambia x nel tempo e come cambia y nel tempo. D'accordo? Allora, questo non è, diciamo, quello che si usa in genere. Allora, quando si ha il moto circolare, io ho due possibilità. La prima è di dire, va bene, la traiettoria è circolare di raggio R, quindi la conosco. E quindi posso dire, prendo un'origine in questa posizione, e misuro la posizione del punto materiale tramite la scissa curvilinea, la SDT, che è la posizione del punto materiale lungo la traiettoria misurata a partire dall'origine O'. Ok? Quindi SDT sarebbe questo arco di circonferenza che si trova qui. Ok? Allora, attenzione, per convenzione analitica che deriva dalla matematica, si prende SDT positiva come in questo disegno, cioè se io parto da O' e vado in senso antiorario. D'accordo? Quindi posso usare S ascissa curvilinea. D'accordo? Però ho anche un'altra possibilità. Posso dire, va bene, la posizione del punto materiale P la posso anche identificare con l'angolo che il raggio che va dall'origine al punto P forma con l'asse delle X, no? L'angolo chiamiamolo teta. D'accordo? E quindi posso identificare la posizione in coordinate polari. Allora, quando voi avete studiato, l'avete fatto le coordinate polari in analisi? In geometria? Sì. Quando uno usa le coordinate polari, come identifica la posizione di un punto materiale? Con la distanza dall'origine e con l'angolo θ. Ma nel nostro caso particolare, la distanza dall'origine è costante, è R grande. Quindi, essendo costante, non mi serve, no? E so che è sempre quella. Quindi mi basta una coordinata per identificare la posizione del punto, che è proprio l'angolo θ. Allora adesso, attenzione, queste due rappresentazioni della posizione del punto non sono indipendenti tra di loro, perché io so che vale la definizione di radiante. Cioè, se guardo questo disegnino qui, se questo è il raggio R grande, so che SDT è uguale a R moltiplicato per l'angolo θ di t. Cioè che se a un certo istante l'angolo vale θ,
Allora, la lunghezza dell'arco è R, il raggio della circonferenza, per l'angolo θ di t, esattamente con la definizione che abbiamo dato prima. D'accordo? Quindi posso usare una rappresentazione o posso usare l'altra rappresentazione, il risultato è lo stesso. Ok? Adesso guardate bene. Se ho un punto materiale, quindi che si muove a un certo istante con una certa velocità v su questa traiettoria, io di una cosa sono sicuro, no? Alla luce di quello che abbiamo detto prima. Prima abbiamo detto l'accelerazione in generale ha una componente normale, anzi abbiamo messo prima la tangenziale, ha una componente tangenziale più una componente normale. Visto che la velocità cambia direzione, cioè qui è fatta in questa maniera, qui sarà fatta così, e qui la velocità sarà fatta così, qui sarà fatta così, no? Sicuramente la velocità cambia verso, quindi so che sicuramente A con n è diversa da zero. Cioè in un moto circolare l'accelerazione normale ci deve essere. Quindi la vorrò studiare. Quindi sicuramente che so che questa accelerazione normale c'è. Adesso nel momento in cui uso questo tipo di definizione del moto basato o sulla coordinata curvilinea o sull'angolo teta, posso fare un passettino avanti e posso dare una definizione, cioè definisco per definizione velocità angolare, quindi per definizione definisco e la chiamo omega piccolo, che cosa? Esattamente in analogia a quello che abbiamo fatto nel moto rettilineo, dico chi è la velocità angolare? Quanto velocemente cambia l'angolo teta nel tempo? E quindi la definisco come la derivata dell'angolo teta rispetto al tempo. Cioè posso dire, se un punto materiale si sta muovendo lungo la circonferenza, il suo angolo sta cambiando, vuol dire che ha una velocità angolare. Guardate bene, una velocità angolare maggiore di zero vuol dire che l'angolo aumenta, quindi vuol dire che il punto materiale si sta muovendo in senso antiorario, mentre una velocità angolare minore di zero vuol dire che l'angolo teta diminuisce, vuol dire che il mio punto materiale si sta muovendo in senso orario. Quindi il segno della velocità mi dice se il punto materiale gira in senso orario o antiorario. D'accordo? Ed è contrario, diciamo, all'opinione della gente comune, no? Per la gente comune il senso orario è positivo, il senso antiorario è negativo. Per i matematici, per i fisici e per gli ingegneri il senso antiorario nelle rotazioni è il senso positivo. D'accordo? Allora però guardate bene, se io guardo questa espressione qua e mi ricordo la formulina che ho scritto che mi lega, eccola qui, che mi lega S di T a teta di T, cioè la coordinata curvilinea all'angolo, allora vedete che l'angolo può essere espresso, teta di T può essere espresso come la curvilata curvilinea diviso il raggio della traiettoria. E allora guardate qua dentro. Posso scrivere che omega, lo ripeto qui, che è dθ su dt, è uguale alla derivata rispetto al tempo. Qui ci metto la coordinata curvilinea diviso il raggio di curvatura. Ma il raggio di curvatura, R, è costante, non dipende dal tempo, quindi quando derivo va fuori dalla derivata, no? Quindi questo è 1 su R, ds su dt. Ma chi è ds su dt?
è la velocità scalare. No? Quindi questa è la velocità scalare diviso il raggio. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una relazione tra la velocità angolare a cui si sta muovendo un punto materiale a un certo istante e la velocità scalare con cui si sta muovendo la traiettoria allo stesso istante. E la relazione passa tramite il raggio di curvatura. Allora, ma questa non era molto... No! Allora, la relazione, come abbiamo scritto che S è uguale a R per teta, scriviamo che la velocità scalare è uguale a R per la velocità angolare. Vedete che c'è lo stesso tipo di relazione. La posizione, cioè la coordinata curvilinea, è R per la posizione angolare. La velocità scalare è R per la velocità angolare. La formula passa sempre per R e valgono anche le formule inverse. L'angolo teta è uguale a S su R e la velocità angolare è uguale a V su R. Allora, queste grandezze, cioè questa formulina qua, che mi permette di passare dalla velocità scalare alla velocità angolare, è una formula base che dovete segnare sul retro del quaderno perché vi servirà. Adesso la domanda è, ma perché l'hai dovuta chiamare omega? Che l'altro ieri hai usato omega per la pulsazione nel moto armonico, no? Che mi confonde le idee. Quella della pulsazione e poi la velocità angolare. Lo vediamo subito dopo, tra un pochino. Allora, guardate bene, se io uso queste definizioni, no? Quando io vado a studiare il moto circolare, abbiamo detto che nel moto generico, abbiamo un'accelerazione che è fatta in questa maniera, vedete che nel moto circolare compare questo termine qui. Questo termine qui può essere riscritto anche sostituendo la definizione che lega la velocità alla velocità angolare, può essere scritto anche come omega quadro R per inversione normale. Quindi in questo caso mi trovo in queste due condizioni. Adesso, oggi ci fermiamo qui, quindi abbiamo detto che cos'è un moto circolare, domani facciamo il moto circolare uniforme e il moto circolare non uniforme e così vediamo come, diciamo, concludere la trattazione. Ieri abbiamo cominciato a discutere il moto di un punto materiale che si muova su una traiettoria circolare di raggio R grande e abbiamo introdotto due sistemi di coordinate che possiamo descrivere per descrivere il moto del punto materiale. Abbiamo detto se la posizione del punto materiale a un certo istante, ad esempio qui su questo disegno, possiamo identificare la posizione o con la sua ascissa curvilinea S di T, cioè la distanza misurata da un'origine o primo scelta sulla traiettoria al punto dove si trova il punto materiale, oppure abbiamo utilizzato l'angolo teta che sarà una funzione del tempo t. Abbiamo detto che tra S e teta c'è sempre una relazione, per cui se conosco S, se conosco teta, e questa relazione non ci metto il tempo, no? Posso scrivere S è uguale sempre
a R moltiplicata per teta. È chiaro in questa espressione S piccolo è funzione del tempo, teta è funzione del tempo, mentre nel caso del moto circolare R è una costante perché è il raggio della circonferenza che non cambia. Abbiamo introdotto un concetto di velocità angolare, e cioè abbiamo detto posso definire la quantità omega, che è la derivata di teta rispetto al tempo, che ci quantifica quanto velocemente cambia l'angolo a cui si trova il vostro punto materiale. E abbiamo fatto vedere che tra omega e la velocità scalare c'è la stessa relazione. Ci abbiamo fatto vedere che se omega è la velocità angolare e se il punto materiale si sta muovendo a un certo istante sulla traiettoria con una velocità vettoriale v, la velocità vettoriale ovviamente deve essere tangente alla traiettoria, quindi questo angolo qui sarà di 90 gradi, e la velocità vettoriale ha un modulo che si chiama v, senza la freccetta sopra, che è la velocità scalare istantanea. Tra la velocità scalare istantanea e la velocità angolare corre esattamente una relazione analoga a quella che noi abbiamo dato tra l'ascissa curvilinea e l'angolo. Cioè la velocità a un certo istante, v, del punto materiale è sempre uguale al raggio della traiettoria moltiplicato per la velocità angolare. Ieri non l'abbiamo detto, ma la velocità angolare si misura in radianti al secondo, perché è un angolo che deve essere misurato in radianti diviso un tempo e quindi in radianti al secondo. Allora, analogamente a quanto noi abbiamo fatto nel caso del moto rettilineo, no? Vi ricordate, io conoscendo la funzione teta posso ricavare la funzione omega. No? Ma se mi domandassi, va bene, ma se io conosco la velocità angolare posso calcolarmi l'angolo teta a un qualsiasi istante? Sì, inverto questa formula qua esattamente come ho fatto per il moto rettilineo, e posso ricavare che la posizione del mio punto materiale misurata a un certo istante t in termini di angolo sarà uguale alla posizione che ha il punto materiale a un certo istante di riferimento più l'integrale dall'istante di riferimento al generico tempo t della velocità angolare rispetto al tempo. E se la velocità angolare dipende dal tempo, dovrò integrare questa funzione, d'accordo? Allora, quindi queste sono le due relazioni che mi permettono di calcolare omega se conosco teta o di calcolare teta se conosco omega. Ovviamente nel secondo caso pago pegno e devo conoscere il valore di teta a un istante zero, no? Allora, questo si riassume nel moto circolare generico. Adesso facciamo prima un caso molto semplice di moto circolare che probabilmente molti di voi già conoscono, e poi dopo ampliamo un pochino le conoscenze, no? Allora, il primo caso che facciamo è quello del cosiddetto moto circolare uniforme. Che cosa si intende per un moto circolare uniforme? È il moto di un punto materiale che si muove su una traiettoria di raggio R, su una circonferenza di raggio R, e quando si muove su questa circonferenza di raggio R ha una velocità scalare che è costante. No? E questo significa, visto che io so che c'è una relazione tra V ed omega, anche che omega sarà una costante. La velocità angolare sarà costante. Allora, quindi posso dire che la velocità angolare è pari a un valore che chiamo omega 0, che è un valore costante nel tempo. Adesso, se mi vado a prendere quella formula integrale che abbiamo scritto prima per teta e vado a fare esattamente gli stessi passaggi che ho fatto nel moto rettilineo, alla fine, dopo tre passaggi, che sono sempre uguali,
posso ricavare che in un moto di tipo circolare uniforme la posizione del punto materiale è uguale a θ0 più, dovrei scrivere l'integrale, no? Ma nell'integrale omega è costante, quindi esce fuori dall'integrale, e quindi io ho semplicemente omega 0 che moltiplica t meno t con 0. Cioè in un moto circolare uniforme l'angolo che identifica la posizione del punto materiale dipende linearmente dal tempo. No? Al tempo t uguale t0 l'angolo vale θ0 e a seconda che la velocità angolare omega 0 sia positiva o negativa l'angolo aumenta o diminuisce. Se omega 0 è 0, cioè la velocità angolare è nulla, l'angolo rimane sempre θ0. Il punto è fermo. No? Se mi metto nella scelta più semplice possibile, cioè scelgo come istante di riferimento l'istante 0, allora questa formuletta diventa particolarmente semplice. Cioè in un moto circolare uniforme, l'angolo θ di t dipende dal tempo come una funzione lineare. Dipenderà da omega 0 e da θ 0 come è fatta questa funzione, se ha pendenza positiva o negativa, quello che sarà. Ok? Adesso io vi faccio una domanda. Ma a rigore, se uno proprio volesse fare lo studente meticoloso o il docente meticoloso, questo è un moto uniforme? Cioè, in questo moto, la velocità è una costante? Ecco, uno di voi in aula dice, in realtà no, perché è solo il modulo della velocità costante, ma quando il punto materiale si muove su questa traiettoria circolare, a un certo istante la sua velocità avrà modulo V con 0, in un certo modulo, ma sarà tangente alla traiettoria, ma a un istante successivo questa velocità avrà cambiato direzione. Quindi nel modo circolare uniforme la velocità ha modulo costante, no? Quindi noi diciamo che la velocità ha un modulo che è pari a V con 0, che è uguale costante. Ma in realtà il vettore V, il vettore velocità, non è manco per niente costante. Il tempo. E allora questo vi deve far sorgere una domanda, no? E la domanda è la seguente. Ma se la velocità non è costante, allora questo che cosa vuol dire? Che ci deve essere un'accelerazione. Perché sennò la velocità sarebbe sempre la stessa. Ci deve essere un'accelerazione. Quindi perché noi continuiamo in fisica a chiamarlo moto circolare uniforme? Primo, perché si è sempre fatto così dai tempi di Galileo, no? Prima che la meccanica, diciamo, migliorasse. Secondo, per non sconvolgere gli studenti di liceo, perché altrimenti li sbroccherebbero. Dice, ma come qua? Non si capirebbe. Per tenere le cose semplici, no? Però a rigore dovremmo dire questo. Allora io mi domando, no? Va bene, se c'è un'accelerazione in questo modo circolare uniforme, come è questa accelerazione? Come è diretta? Come è fatta? Allora ritorno alla espressione che abbiamo ricavato ieri dell'accelerazione in un moto piano. Vi ricordate? Ieri abbiamo detto l'accelerazione in un moto piano è un vettore che ha una componente tangenziale e una componente normale, e queste due quantità si possono esprimere in questa maniera. Cioè la prima tangenziale ha per modulo derivata di V rispetto al tempo ed è diretta come il versore tangenziale, più la seconda ha un modulo che è V quadro diviso il raggio di curvatura, è diretta lungo il versore normale. Allora adesso, nel nostro caso, nel caso che stiamo trattando ora del moto circolare uniforme, il modulo della velocità com'è nel tempo? Costante. Quindi dv su dt quanto vale? Zero, perché la derivata di una costante è uguale a zero. Quindi questo termine non c'è. Che cosa vuol dire?
parte nel moto circolare uniforme, l'accelerazione non ha componente tangenziale, ma ha solo componente normale. E se io la dovessi disegnare in un disegno, supponiamo che questa sia la traiettoria, supponiamo che a un certo istante io ho che il punto materiale si trova in questa posizione ed ha velocità diretta in questa maniera, chi è l'accelerazione normale? È un vettore che è perpendicolare alla tangente alla traiettoria, no? Se questa, sappiamo che la velocità è tangente alla traiettoria, quindi il vettore accelerazione normale è perpendicolare alla tangente alla traiettoria e ha un modulo che è pari a v quadro diviso r. Lo vedete? Sta scritto qui il modulo sotto il simboletto di zoom, no? È v quadro su r. Quindi io ho qui un'accelerazione normale che è pari a v quadro diviso r ed è diretta come il versore normale alla traiettoria. Adesso, in una circonferenza, il versore normale alla traiettoria è diretto, contro il diretto come il raggio e quindi punta al centro della traiettoria. Allora, puntare al centro, in latino si dice petere centrum, cioè mirare al centro, per cui questa accelerazione nel moto circolare molto spesso viene chiamata centripeta, punta al centro. Okay? Quindi A con N viene detta accelerazione centripeta. Allora, questo mi fa capire una cosa, che nel moto circolare uniforme non mi devo sbagliare, è sempre presente un'accelerazione che diciamo è di tipo normale, è sempre presente, ed ha un modulo che è la velocità in quell'istante al quadrato diviso il raggio di curvatura della circonferenza. D'accordo? Allora, quindi questo è il risultato che noi otteniamo nel moto circolare uniforme. Adesso, ieri vi ho detto, l'ho fatto un inciso, vi ho detto professore, ma dice, possibile, no? Che lei, anzi qua, che lei per questa quantità e anche tutti i fisici del mondo per questa quantità doveva andare ad usare proprio lo stesso simbolo della pulsazione del moto armonico, proprio quello, no? E perché lo si fa? Perché guardate bene, se adesso io dico va bene, ma voglio recuperare un po' una descrizione cartesiana del moto circolare, cioè voglio dire va bene, se ho un moto circolare di un punto materiale che si muove lungo una circonferenza di raggio R grande, e se il punto materiale a un certo istante si trova in una certa posizione, indicata da un angolo teta di t, mi domando quali sono le coordinate x e y di questo punto materiale a quell'istante. Mi domando, va bene, ma quanto vale la coordinata x di t del mio punto materiale a questo istante? Quanto vale la coordinata y di t di questo punto materiale? Allora, e non faccio altro che applicare le regole della trigonometria, perché so che questo qui, anzi oggi ci dilettiamo con gli evidenziatori, no? So che questo qui è un triangolo rettangolo. Per il triangolo rettangolo io conosco le regole della trigonometria e so che il cateto che sta alla base, che è la coordinata x,
è sempre uguale all'ipotenusa di questo triangolo, che è R, perché è il raggio della circonferenza, moltiplicato il coseno dell'angolo adiacente, che è il coseno dell'angolo teta di T. Ok? Mentre io so che l'altro cateto, quello che è lungo la direzione Y, ahia, lungo la direzione Y, è uguale a R per il seno dell'angolo teta di T. Cioè, posso recuperare le coordinate X ed Y del mio punto materiale semplicemente utilizzando la regola della trigonometria. E adesso guardate una cosa. Questo è vero sempre, cioè in qualsiasi moto di tipo circolare. In particolare, se il moto è circolare uniforme, allora io so che l'angolo teta di T è uguale a teta 0 più omega 0 T, cioè l'angolo cambia nel tempo seguendo questa legge, e se vado a sostituire questa legge qui, all'interno del seno e all'interno del coseno qui, ricavo che x di t è uguale a r coseno di teta 0, anzi scriviamolo così, omega 0 t di teta 0, cambio semplicemente posto alle due quantità, allora che cosa capisco? Che capisco? Che il moto è la composizione di due moti armonici. Che cosa vuol dire? Immaginate che uno abbia una lampada tascabile molto potente, no? E proietti una luce dall'alto, qua, no? Una lampada tascabile molto potente, abbiamo pure l'evidenziatore, oggi sono... posso proiettare una luce dall'alto, così. Il mio punto materiale, supponendo che il fascio di luce sia parallelo, insomma, d'accordo, il mio punto materiale è... che è questo qui, lascerà un'ombra a terra, no? La sua ombra a terra è la coordinata X. Se io guardassi questo moto, l'ombra a terra, che cosa fa? Scusate un attimo. Questa ombra a terra, che moto fa? Si muove avanti e indietro tra più R e meno R di moto armonico, dato esattamente da questa legge qui. Se invece io prendessi la lampada e la spostassi e facessi una proiezione, proiettassi la luce orizzontalmente, vedrei che questo punto materiale ha un'ombra qui e questa ombra va avanti e dietro lungo questa direzione qui di moto armonico. Ok? Quindi il moto circolare uniforme è la composizione di due moti armonici lungo X e lungo Y, sfasati di pi greco mezzi. Perché sfasati di pi greco mezzi? Perché coseno e seno sono due funzioni, cioè il coseno è il seno dello stesso argomento più pi greco mezzi. Allora, lo vedete benissimo quello che succede, voi le sapete le funzioni seno e coseno. Quando il seno è massimo, il coseno è zero. Quando il seno è zero, il coseno è massimo o minimo, e così via. L'abbiamo visto l'altro giorno con le velocità nel moto armonico. Vedete che qui, quando x è massimo, y è 0. Quando x è 0, y è massimo. Quando x è minimo, y è 0. Quando x è 0, y è minimo. Questo moto è in due dimensioni la composizione di due moti armonici. D'accordo? Allora, capite quindi, no? Che il moto armonico riveste un'importanza fondamentale, perché è un moto che vi descrive tutte le rotazioni con velocità costante e quindi non si applica solo al moto circolare, ma all'asse del motore di una turbina, all'asse di motore della vostra macchina, alla ruota della vostra macchina, al disco che si trova all'interno del,
del masterizzatore, al disco rigido che sta all'interno del vostro computer, qualsiasi sistema che ruoti segue queste leggi qui. Quindi è importante che noi le conosciamo. Ok? Allora, quindi abbiamo capito questa cosa importante. Adesso, che succede? Che succede se io ho un moto circolare in cui la velocità angolare o la velocità scalare V non sono costanti, no? Quindi che accade? Se omega è diverso da una costante, cioè se il punto materiale ruota su questa traiettoria, ma lo fa con una velocità che cambia nel tempo. E che succede? In particolare vi ricordo che la velocità V è sempre legata alla velocità angolare dalla stessa legge, è omega per R, anche questa sarà diversa da una costante. Che cosa vorrà dire? Vorrà dire che io ho un moto circolare in cui non solo la direzione della velocità cambia, ma anche il modulo cambia. E allora voi capite benissimo una cosa. Dove vado a sbattere? In base a questa cosa che vi ho detto, vedete questa formula qui che abbiamo scritto qui? Io sarò nella condizione in cui sia questo termine qui sarà diverso da zero, perché se ho una velocità, la velocità al quadrato sarà diversa da zero, ma sarà diverso anche questo termine qui, cioè nel moto ci sarà sia un'accelerazione normale che un'accelerazione tangenziale. No? Allora però, come lo introduciamo questo argomento? Non facciamo immediatamente riferimento a questa formula, perché un po' ancora siamo inibiti, ci confonde, ci rompe le scatole, l'hai ricavata con una dimostrazione che era complessa, non ci ha capito niente, me la devo rivedere, no? Allora, come facciamo? Facciamo nel modo più semplice possibile. Cioè, se omega non è una costante, no? Vuol dire che d omega su dt non è zero, no? Questa derivata rispetto al tempo non è zero. Allora, se non è zero, io, come ho fatto nel moto rettilineo, questa la chiamo accelerazione angolare. No? L'accelerazione angolare chi è? È la derivata della velocità angolare rispetto al tempo. D'accordo? Quindi definisco questa come accelerazione angolare. In maniera del tutto analoga. Adesso, siccome mi ricordo che omega può essere scritto in termini della velocità, no? Allora capite benissimo che questa stessa cosa qua, come si può scrivere? Derivata rispetto al tempo, al posto di omega io ci posso mettere V diviso R. Ci posso mettere questa quantità. Ma adesso guardate bene, questo, siccome il raggio è una costante nel tempo, quindi non viene derivato, lo posso tirare fuori dalla derivazione, qui ho derivata di V rispetto al tempo. E chi mi salta fuori? Chi è questa quantità qua? Non è l'accelerazione, è il modulo della parte tangenziale dell'accelerazione, no? È solo la parte tangenziale. E questo modulo io lo chiamo A con T, semplicemente levo il segno di vettore e levo il modulo sopra, no? Allora che cosa capisco? Capisco che se la velocità angolare non è costante, c'è un'accelerazione angolare, e capisco anche che tra l'accelerazione angolare e la parte tangenziale dell'accelerazione c'è questa relazione qua. Ma questa relazione è esattamente analoga a quella che noi abbiamo scritto tra la coordinata S e l'angolo teta, o tra la velocità e omega. C'è sempre di mezzo il raggio R, no? Quindi l'accelerazione
angolare è la parte raggio della traiettoria, no? Allora alfa in che si misura? Si misura in radianti al secondo quadro. L'accelerazione in che si misura? In metri al secondo quadro. R in che si misura? In metri. E questo rapporto, come vedete, vi viene 1 su secondi quadri, no? Quindi le dimensioni fisiche sono le stesse. Adesso uno mi potrebbe dire, ma come, quello è radiante al secondo quadro, quello è uno su secondi quadri, manca il radiante. Ma ricordatevi che il radiante è solo un simboletto che noi mettiamo per ricordarci che quell'angolo è misurato dai radianti, ma l'angolo in radianti è il rapporto di due lunghezze, quindi è un numero puro. D'accordo? Non ha dimensioni fisiche, per come l'ho definito. Quindi non mi deve spaventare se il radiante non compare. Allora, quindi io faccio questa definizione in maniera del tutto analoga a quello che ho fatto nel caso del moto rettilineo. E allora, se faccio questa definizione, allora dirò, guarda che se conosci come è la funzione velocità angolare nel tempo, la derivi rispetto al tempo e puoi tirare fuori l'accelerazione angolare. Viceversa, se conosci l'accelerazione angolare, puoi ricavare la omega come? Esattamente come abbiamo fatto nelle volte precedenti. La omega a un certo istante sarà omega 0 più l'integrale dell'accelerazione angolare in t' da t0 a t. Userò questa formula qui, senza inibizioni, perché non ho bisogno di inibizioni. E una volta che mi sono ricavato omega tt, posso ricavare la posizione del mio punto materiale dicendo la posizione sarà θ0 più l'integrale di omega di t' in dt' da t0 al tempo t. Cioè posso risalire a queste espressioni qui. D'accordo? Allora, quindi, capisco una cosa importante, che è la seguente. Se io sono nella situazione, questi cerchi sempre più perfetti, se sono nella condizione in cui ho un punto materiale che a un certo istante si sta muovendo con una certa velocità v, e se so che questa velocità può cambiare modulo, no? Allora so che ci sarà un'accelerazione che è una parte tangenziale più una parte normale, no? Cioè so prima di tutto che c'è sicuramente una parte normale, perché se la traiettoria è curva ci deve essere un'accelerazione normale. Quindi, e questa punta verso il centro, chiamiamola A con N, qui c'è un componente dell'accelerazione normale. In più, se la velocità radiale, scusate, se la velocità angolare non è costante o se V non è costante, c'è anche una componente tangenziale dell'accelerazione. Se io il disegno lo faccio così, che cosa vuol dire? Vuol dire che l'accelerazione punta nella direzione della velocità, il modulo della velocità aumenterà. A T punta nella stessa direzione della velocità, vuol dire che il modulo di V aumenterà, cioè il punto comincerà ad andare sempre più velocemente. Se questo vettore A con T fosse diretto in direzione opposta, no? Così, che cosa farebbe il punto materiale? Rallenterebbe sulla traiettoria. Ma la cosa comunque è importante, e questo vuol dire che il vettore accelerazione che agisce su un mio punto materiale, cioè il vettore A, è la somma vettoriale delle due componenti, tangenziale e normale, e non punta al centro. Non punta al centro. Perché questa componente qua lo sposta e non lo fa più puntare al centro. Vedete che se il centro della traiettoria è qui, questo vettore non punta al centro. Dipenderà
quindi da come, in che condizioni siamo. D'accordo? Allora ricordatevi, come riassunto, in un moto circolare, no? C'è sempre un'accelerazione normale. Non può non esserci. Perché altrimenti il moto non sarebbe curvo. L'accelerazione tangenziale può esserci o può non esserci, no? A secondo che la velocità non sia costante o sia costante in modulo sulla traiettoria. Ok? Adesso, qual è il caso più... Questo è, diciamo, il caso, non l'abbiamo detto, no? Anzi, lo scriviamo qua, così. Il caso in cui alfa è funzione del tempo, cioè l'accelerazione angolare è funzione del tempo, è il caso di un moto circolare vario. Vedete che è completamente in analogia al caso rettilineo. Adesso, qual è il caso più semplice che io possa avere, secondo voi? Allora, uno di voi dice quello che abbiamo visto è il moto circolare uniforme. Sì. Qual è il caso immediatamente successivo, un po' più difficile? Il moto circolare uniformemente accelerato? Bravo, da casa anche, da tutte e due, uno a uno oggi abbiamo fatto. Allora, potremmo però fare, ragazzi, un bel torneo, cioè squadra di aula contro squadra di casa, che io faccio le domande e il primo che risponde da un punto a casa o in aula. Ogni settimana l'alterniamo. Beh, noi facciamo il premio a fine settimana, tipo un pacchetto di Ferrero Rocher. Facciamo una... Chi risponde giusto è un 18 calci nel sedere, ha detto un vostro collega qua in aula. Allora, ma ci penso. Qual è il caso più semplice? È quello in cui c'è un'accelerazione angolare, ma questa è una costante nel tempo. E questo viene detto moto circolare uniformemente accelerato. È chiaro che questa è una terminologia che è antica. Non funziona. Perché è vero che l'accelerazione è una costante? No, già l'accelerazione centripeta gira, punta sempre al centro, no? Quindi il vettore accelerazione, manco per sogno, è costante, no? Se a un certo istante l'accelerazione punta in questa direzione, quando il punto materiale si trova qui, magari punta da un'altra, quindi non è vero che l'accelerazione è costante, però... È una terminologia che ci teniamo perché ci siamo affezionati, perché Galilei era un nostro conterraneo e non vogliamo buttare via quello che si è fatto, no? Allora, quindi, qua che scriviamo? Che scriveremo? In questo caso particolare, io adesso, ragazzi, comincio a essere un po' stufo a perdere tempo, no? Ma secondo voi, se io uso l'analogia con il moto rettilineo, in un moto circolare uniformemente accelerato, se devo andare a scrivere come è fatta la velocità angolare in funzione del tempo, che formula dovrò dare quando risolvo quell'integrale che abbiamo scritto prima? No? Quando risolvo... Quando risolvo questa integrale qui. Per alfa uguale costante. Alfa esce dall'integrale e l'integrale mi viene semplicemente il tempo, no? Quando poi applicherò questa cosa nella formula sotto, mi verrà la stessa formula del moto rettilineo uniformemente accelerato, solo che al posto di x ci metto teta, al posto di v ci metto omega e al posto dell'accelerazione ci metto alfa. Quindi quali saranno le formule per il moto di questo
circolare uniformemente accelerato, che dovrò scrivere? Questa è la velocità angolare a un certo istante più l'accelerazione angolare per il tempo t, avendo assunto qui l'istante di riferimento è l'istante 0. E che cosa potrò dire per l'angolo teta? Sarà teta 0 più omega 0 t più un mezzo alfa t al quadrato. Ok? Quindi le formule saranno queste. L'unica accortezza che devo avere, no, è che, scusate, questo è alfa 0, no? È ricordarmi che se c'è un'accelerazione angolare alfa 0, vuol dire che c'è un'accelerazione tangenziale che è alfa 0 per r, cioè l'accelerazione tangenziale è alfa 0 per r, ma c'è anche un'accelerazione normale che c'è sempre, che è v quadro diviso r, oppure per come abbiamo scritto la formula che lega v quadro a omega, è omega quadro per r, e quindi c'è anche una componente normale che la cui intensità dipende da quanto vale la velocità all'istante in cui mi trovo. Quindi se omega ha un certo valore, e qui ci dovrò mettere il valore della velocità angolare a quell'istante. Ok? Quindi se io vi domando, no? Se ho un punto fermo su una circonferenza e a un certo punto questo subisce un'accelerazione angolare, cioè comincia a girare e gira con velocità angolare sempre più grande, no? Aumenta, aumenta. Quindi ad esempio un motore elettrico che viene attaccato alla spina, che prima comincia a ruotare piano e poi comincia a ruotare sempre più velocemente, no? L'accelerazione normale all'inizio quanto vale? Vale zero, perché la velocità è zero. Mano a mano che il motore inizia a girare velocemente, l'accelerazione normale deve diventare sempre più grossa. Quindi mano a mano aumenta sempre di più. Quindi attenzione a questa questione. Sì. Sì. No, no. La domanda è, quindi, se abbiamo nel caso in cui la velocità aumenta linearmente nel tempo, la velocità angolare, il rapporto tra le due accelerazioni è costante? No, perché guardi, l'accelerazione normale è quadratica nella velocità angolare, quindi cresce quadraticamente, quindi più veloce aumenta mano a mano nel tempo. Sì. Allora, detto ciò, noi concludiamo questo argomento dei moti circolari, salvo al termine della prossima ora introdurre la notazione vettoriale per la velocità angolare.